involtire, adesso lei ma vedrà sono di come... pasta, la pasta sarà internamente, interna alla melanzana. Sì, certamente, sì. All'interno delle melanzane? Sì. Ho capito. Forse questo voleva sapere è il nostro... È un piatto che dobbiamo fare poi. E questo sì, questi qua sono piatti che secondo me, anche per la vigilia, hai visto, siamo tutto a base di pesce. Sta preparando un bel menù comunque. Immagino che la signora Carla già è brava di suo, la signora Carla. In più magari avrà preso qualche suggerimento, quindi insomma non faccio fatica a immaginare. Lei è sempre assente di televisione, quindi a prendere le ricette. Brava signora Carla, continui a seguirci così come il signor Mario e speriamo veramente di vederci presto. Sicuramente Simone. Va benissimo, caro Giuseppe. Una buona serata. Grazie. A tutti, anche a Cristo che non l'ho sentito poco fa. Sì, aveva chiamato poco fa. Va benissimo, caro Mario. Noi ti salutiamo. Un bacio a te e a tutta Crotone, va bene? Grazie. Grazie mille. Ciao Mario, ciao. Caro chef, prego. Allora, nel frattempo io mi preparo il letto, non per dormire, ma per mettere... La pasta? Sì, caro Giuseppe, bravissimo. Tanto poi questi andranno nel forno? Sì. Avrei bisogno di una teglia, giusto? Sì. Te la vado a prendere io? Tu intanto intrattieni... Pure in quello lì, se c'è... Adesso andiamo a prenderne un'altra. Pronto, buonasera. Senta, complimenti per il cuoco. Volevo sapere se nel sugo delle melanzane ha messo la besciamella o la panna? Ho messo la panna. Ah, la panna, perché non avevo capito che mi sono spostata un pochino, grazie. Complimenti, guardate, mi viene la l'acquolina in bocca. Anche a me, signora. È che io buona mi devo serata. Trattenere. Grazie, serata. Grazie cara signora, arrivederci, buonasera. Grazie. Pronto? Pronto? Buonasera, benvenuta, con chi parliamo? Ciao, sono Maria da Catanzaro. Cara Maria da Catanzaro, ciao, benvenuta. Finalmente ho preso la linea. Ma guarda che da molto che ci impegna a telefonare. Lo so, cara Maria, veramente io non so come ringraziarvi, soprattutto perché... È dura. A noi fa tanto piacere sentirvi e ci fa piacere che voi comunque insistiate, provate a chiamarci, perché senza di voi non avremmo senso, vero Maria? Senza le vostre domande, senza gli chef. Sì. Prego, cara Maria, volevi chiedere qualcosa al nostro Giuseppe? Sì, ti volevo dire, ieri sera, quando c'è stato Christopher, volevo sapere, nelle mele... Sì. Che cosa gli aveva messo? Nelle mele aveva spremuto delle arance, se non sbaglio. Aveva spremuto. E dopo aveva messo lo zucchero, aveva spremuto delle arance e poi non ricordo altro. Poi aveva tagliato forse il mandarino, se non sbaglio. E aveva... Non lo so perché non l'ho visto, capito? Per questo ho chiamato. Comunque, internet tu non ce l'hai, Maria? No, non ce l'ho. Non ce l'hai. Maria. E comunque. Vabbè, se c'è qualcuno brava, che lo sa. Brava, perfetto. Sicuramente ci verranno in aiuto, cara Maria, va bene? Va bene, grazie. Era molto buona la torta di Biancaneve. La devo fare, per questo ho telefonato, per mi sapere raccomando, nelle mele. Per Natale, se c'è qualcuno che ti è antipatico per Natale, una bella mela rossa. No, nessuno. Ma peccato, va bene. No, ci dobbiamo avvalere tutte bene. Ecco, brava, la mela non avvelenata allora, va bene? No. Comunque niente, se c'è qualcuno che lo sa, ce lo dirà sicuramente, va bene? Va bene, grazie. Volevo salutare anche il cuoco che è bravissimo. Grazie signora. Veramente prego. Molto bravo, il nostro Giuseppe di poche parole ma lavora molto, vero? Sì, lo vedo, sì, molto svelto. Ma è sveltissimo, ha una velocità impressionante. Cara Maria, grazie per averci chiamato. Ci vorrebbe un cuoco anche a casa nostra. Sì, io volentieri mi offro volentieri come cavia, ci sto. Ciao cara Maria, grazie. Ok, ciao, buon Natale a tutti. Grazie altrettanto Maria, ciao. Ciao. Intanto abbiamo quasi finito di friggere, magari non le friggiamo tutte, vero? Tanto è giusto una dimostrazione, sì, caro sì. Antonio. Pronto? Pronto, buonasera, sono Filomena da Cosenza. Cara Filomena. Buonasera e bentrovati. Filomena da Cosenza, buonasera, ben ritrovata anche a lei. Grazie. Come va, cara Filomena?
Benissimo. Questo chef di questa sera ci sta lasciando... E mi diverto molto, passo il tempo, mi distendo, faccio complimenti al cuoco, complimenti a lei che stasera è bellissima, stasera è bella veramente. Grazie, cara Filomena. Guarda che cosa sta facendo il nostro chef, cosa, sempre a letto. Che cosa sta... Allora, le melanzane. Con la pasta, li ho fatti. Ed era buonissimo. No, brava, quelle che avevano fatto forse Chiara e Vanessa, se non sbaglio. No, le avevano fatte. Sì, con la pasta. Comunque con qualcuno le aveva fatte, sì. Forse Antonio Polverino. Era buona della me. Adesso, sì. Come li fa questi? Prego Giuseppe, spieghiamo. Allora, con il sugo di salmone. Sì. Salmone e cipolla. E... Abbiamo messo la vodka pure, vero? Sì. Nel sughetto, perché quando giustamente lui lavorando non va molto veloce, quindi parlare e lavorare è veloce, allora ho messo, signora, scusatemi, ho messo la cipolla, il radicchio rosso, il salmone, poi ho sfumato con la vodka secca, sì. E ho aggiunto un poco di panna con un poco di passate di pomodoro. Sì, panna da cucina, signora, sì. Passate di pomodoro e poca panna. E poi messa al forno? Sì, e poi vanno al forno, sì, certo. Poi vanno al forno. Vabbè, stando io, resto in linea, riguardo. Perché io ho una televisione a schermo piatto. Oh. E dunque, come se lei fosse in casa mia. Vi vedo proprio come se fossimo insieme. Che bello, grazie. Sì, speriamo che mi veda magra, signora. Che in genere gli schermi piatti, lo schermo piatto è un po'... È grandissimo, è a schermo piatto. E si vede tu, vi vedo a voi come siete vestita. Ecco, le gambe un po' di varicate, la camicetta. Tutto, vi vedo tutto, mi va bene come se fossimo insieme. E quindi, insomma, i nostri piatti li vede senz'altro benissimo, vero? Sì, i piatti si vedono benissimo, come se fossero sopra la mia tavola. Che bello, noi siamo veramente contenti di farle tanta compagnia e di essere insieme, va bene, cara Filomena? Siamo noi più contenti di voi, perché noi siamo soli. Allora, mi tolgo... È già una cosa bella. Io vedo solamente la vostra trasmissione, non vedo altro. Grazie, cara Filomena. Un bacio grandissimo e non sentirti sola, che ci siamo noi con te. A lei e al cuoco. Grazie, cara Filomena. Grazie. Buona serata. Grazie mille. Grazie mille. Certo. E grazie di tutto. Grazie a lei, arrivederci. Ho messo da parte il composto che ho fatto prima. Pronto? In modo tale che poi lo vado a mettere sui bocconi di pasta che vado a formare. Ok, pronto. Simona, salve, buonasera. Ciao, con chi parlo, scusami? Io sono Annarito, ho chiamato per salutare Pino perché è stato mio ex collega nella questura di Catanzaro. Oh, Pino! Come stai? Ciao, bene. Sono Annarito, ti ricordi? Ah, ciao Annarito, certo come che va? Mi ricordo. Ti ho riconosciuto, sei un po' ingrassato, eh? Come? Sei un po' ingrassato. Magari saranno gli indumenti, non ma penso. No, è la telecamera, signora. Ah, la telecamera, ecco. Non faccia caso. Ti ricordo le melanzane, ti ricordi per la festa della polizia che ho fatto le melanzane in quel modo alla siciliana con dentro la salsiccia, le uova? Abbiamo fatto le stesse melanzane, ti ricordi? Sì, certo. È bravissima. La festa della questura. Ma scusi. Guarda, l'altro giorno pensavo a te, che sono andata a Villa del Sole e ti pensavo se eri ancora lì. Ma che non sono, in televisione. Da 3 anni che non sono lì. Ah, ti trovo bene comunque, sempre bravissimo. Grazie. Ma quindi abbiamo un'altra cuoca in diretta. Ma lei perché non viene a trovarci qui a Masterchef? Magari vengo con Pino però. Ma no, da sola deve venire. Da sola mi emoziono. Ma no, le donne, signora, mi scusi. Allora, posso prendere... Pino? Io dico di venire. Oh, grazie, mi raccomando, che se diceva diversamente... Come? Che dici? Ci vediamo insieme? No, sì. Da sola deve venire. Prima da sola e poi insieme. Da sola mi emoziono, lo so Pino che magari io l'accompagno, poi la lascio qui e magari Pino l'accompagna e si siede ad assaggiare i suoi piatti, però lei sul luogo del vento sola. Oh, allora signora, posso prendere il suo numero che la contattiamo? E va bene. Brava. Allora, Pino, che mi dici? Che mi consigli, Pino? Io ti consiglio di venire.
Va bene, se me lo dici tu. Oh. Comunque mi ricordo ancora dei vecchi tempi, spero che anche tu ti ricordi, siamo stati bene insieme a lavorare.